Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch 4. Oggi c'è una missione davvero particolare. La missione ci permette di ottenere un potere finale. Credo di sapere quale sia questo potere finale. E se è quello che penso è davvero davvero carina. Quindi non perdiamo tempo, andiamo. Tutto a posto, zio. Non perdiamo tempo, quindi andiamo a casa di Summer. Anzi, a casa di Katie, non di Summer, perché sto giocando con Summer, ovviamente. Parliamo con lei, con Rovinella parliamo. Ma tu che ci fai nella stanza di Katie? Beh, è una camera molto carina, per questo sono qui. Ma veniamo a noi, ho sentito parlare molto di voi, Detective Yokai. Dopo tutte le vostre avventure sarete arrivati al livello 99, vero? E se vi dicessi che potreste raggiungere un livello ancora più alto? Sì, è la missione che stavo pensando che fosse. Il livello 99 non è ancora il vostro massimo. Cosa? Sul serio? Proprio così. Allora, volete scoprire il segreto del livello supremo? Ma certo! Rovinella ci ha rivelato che esiste una divinità in grado di risvegliare il potere finale di umani e yokai. Chiediamole più informazioni. Non vediamo allora, Rovinella. La missione richiede il livello 90. Ce la faccio. Iniziamo subito allora. Dunque, per raggiungere il livello massimo dovrete liberare la potenza finale dei vostri Yokai Watch. E come si fa? Basta far visita all'ora di italiano. Si tratta di un negozio a campo fiorito. Bene, vi ho detto tutto, ora tocca a voi. Certo. Che poi guarda un po', il signor Vitaliano ci sta aspettando qui fuori. Ah, perché non ci fa entrare dentro, non c'è l'arredamento probabilmente, si vergogna. Ma guarda un po', avete tutti uno Yokai Watch. Questa sì che è una sorpresa, non pensavo ne esistessero così tanti tipi. Ah, noi stavamo cercando proprio il proprietario del negozio. Siete qui per potenziare i vostri orologi, ho capito bene? Ah, ma avete già il rango S. Non dovrebbe esserci un modo per superare il livello 99? Ah, intendi dire quello, ma certo, vi dirò tutto ciò che so in merito. Dunque, si dice che nel passato ci fosse una divinità in grado di risvegliare il vero potere di umani e di yokai. Se solo esistesse un modo per viaggiare nel tempo. Bene, non sa altro, è stato utilissimo. Secondo la leggenda, questa divinità regnava nell'inferno di Yokai World. Nell'inferno di Yokai World. Venire per forza qua, immagino. Beh, penso proprio di sì, eh. Ah, Materasu? Eccolo, sì, è lui. Volete risvegliare il vostro potere finale, umani? Quindi lui è diventa leggenda d'inferno dello Yokai World. Siamo qui per questo, ma tu come facevi a saperlo? Adoro l'atmosfera che si respira qui, mi trasmette calma. E poi i negozi di questo luogo vendono del cibo davvero delizioso. Non è che lo vedono. Bene, ora che abbiamo chiarito questo punto, mi presento. Io sono Amaterasu. Sì, ti conosciamo. Leggendaria divinità di Yokai World. Piacere di conoscervi. Concedo il mio potere solo a chi riesce a sconfiggermi in battaglia. D'accordo. Ok, va bene. Volete sfidarmi oppure no? Sì. Forse iniziamo questa lotta. Bene, possiamo cominciare. Dai. E lui che c'entra? Forza, Trisalamandra finale! Mostrati a noi, addirittura. Ma è un boss, quindi. Ah no, sei. Ah sì. Ma che c'entra Trisalamandra, mo? Così? A caso? Vabbè, cominciamo allora. Ma non va bene, sai? Non l'ho fatto nulla! Trisalamandra! Che cosa succede? Sì, vabbè, se capisce niente qua. Se evitasse di laggare come lo schifo, magari. Dai, su. Io faccio un po' di tutto, faccio per capire, insomma. Ovviamente. Vai, abile guerriero. Allora. Non credo Trisalamandra sia l'unico nemico da affrontare. Però,
Però se noi facciamo scambio e mettiamo un altro personaggio, caro Energy, max carico. Poi dobbiamo aspettare un attimino per farlo, ma... Ma chi ti ha detto di farlo a te ora? Chi è che ti ha detto Zuki a te? Oh, fammi un po' capire. Ma tu che ne sai? Tu devi stare buono. Vedi che poi ti fai male, non capisci niente? Mannaggia te, guarda, Cole. Sì, vabbè, allora... Fermo, fermo, no, leva. Preso. Mamma mia, Cole, non capisci niente. Tu devi stare buono. Possiamo già cambiare? Meno male, perché Cole. Allora, Bruno. Dato che lo controllo io ora, il personaggio Bruno sta qui buono. Facciamo Zuke. Allora, con Zuke, con Bruno va bene, ok? Ecco, insomma, più o meno. Più o meno va bene, diciamo. Vabbè, allora, chi è? Eurus, vai. Vai, potenziamoci e via con l'attacco. Ma che cazzo. Spiterina. Ho premuto A troppo veloce. Mi sono un attimo panicato, non so per quale motivo ho premuto A. Cacciatore, così mi metto la difesa. E poi non capisco perché si chiami cacciatore, visto che mette la difesa, ma insomma. Ah no, eccolo qua. Ora. Meno male che qui non c'è da aspettare il tempo quando metti pausa per sbaglio, perché dovevo mettere Bruno più che mettere... Ah, ok, stava qui. Perfetto. Lo spirito amico è molto forte. Sì, diciamo che è forte, dai. Quando vuole. Quando non. Allora, Abil Guerriero, stai un po' male, ti vedo, eh. Possiamo già cambiare personaggio, tra l'altro, il che è ottimo. Allora, mettiamo... Link. Ah, poi c'è Jack, poi. Sì, sì, Jack, mi ricordo il potere di Jack. Andiamo anche con Nate, spirito amico, che non fa schifo. È molto utile. Sì, però prende certe mazzate Nate pure, che fanno paura, eh. Dai. Se ci te lo becchiamo però, Nate, eh? Tu tiri salamandra, quante volte l'hai combattuto, Nate? Dai. Ormai dovresti saperlo dove colpire. E ora mettiamo anche Jack. Dato che tiri salamandra non si muove molto, è un boss perfetto per fare male con Jack. Con Susanoo. Bene. Molto bene. Secondo me non ha sentito niente. Ikuzu. Oh, buono. Allora, Jack. Tiragli fuori l'occhio, dai. Dai, tira. Ah, è uscito. E ora, colpiamolo. A botte. Occhio mandra, a botte. Mamma mia. Ma se io menassi... Aspetta però, io meno l'occhio, no? Non devo menarti salamandra invece? Siamo sicuri? Ok. No. Ok, sì, capisco. Non so come ho fatto a non farmi male, ma ok. Mettiamo... Shuka... Al posto di Abil Guerriero. Ecco, la prendiamo subito. Perché è quello che volevo fare io. Però solo che lei non lo sa fare. Il computer non regge bene con... puntiamolo perché mi sta venendo molto... Sì, vabbè. E allora? E che cos'è? Si è arrabbiato. All'improvviso.
Ok, potenza scura è buono, eh. Non immaginavo. Arte dell'assorbimento che faceva? Ho capito, ho capito. Crollo dello spirito, vai. Bene, 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 mi piace. Certo è che se io potessi beccare l'occhio sarebbe meglio. Perché lo scambia... Non penso serva a qualcosa qui. Beccare l'occhio giusto, ma per sicurezza. Anche se sempre lo stesso tipo di danno gli faccio, non è che... Ok, allora Summer. Vai, ora sei sciuca, brava. Vai. Dono del ciliegio. Allora, se questa è solo la prima lotta, è un gran problema. Perché non solo è a livello 90, il problema vero è che... sprecata. Il problema... Oh, a coso? Il problema vero è che devo affrontare anche gli altri dopo. E non penso di farcela. Cioè, avendo gli energy max quasi a zero, ma non con tutti, è un bel problema. Come mi ha preso che sono furtivo? Sì, ma allora... Dai, non manca molto su. Però dobbiamo fare un attimino un cambio qui, perché sennò ci aprono tutto. Eurus, vieni qua su Boreas e vai. E questa è la Tri Salamandra. Spero fosse solo questo, perché... è davvero pesante il livello 90. Accidenti! Sì, ora arriva il drone. Buonanotte, drone. Ah, un bel po' di punti abbiamo fatto. Non male, mi piacciono. Buttare un po' se è quasi 7000 punti. Che poi la sfera... la sfera ci ha dato solo i soldi bonus, non i punti esperienza. Quindi sarebbero stati il doppio. Ma comunque... Ah, sembra che Tri sia tornato normale. Puoi dirlo forte, mia cara, anche se... Spero di non averti ferita. Come stai? Ti senti bene? Non fare finto tonto. Ci ha dato del filo da torcere. Ma perché vorrebbe Tri Salamandra? Umani che possedete gli Yokai Watch, avete una forza straordinaria. Ma che diamine è successo prima? Come hai fatto a trasformare Tri? Oh, è semplice. Ho usato la mia abilità divina per risvegliare il suo potere finale. Ah. Come il magma contenuto in questo calderone, anche il suo animo ribolliva. Proprio così, avete visto, gente? Già. Fai side chest. Visto cosa? Non è stato certo merito tuo, ma del potere di Amaterasu. Cosa? Il potere finale, eh? Interessante, non c'è che dire. Ad ogni modo, ora possiamo procedere con il risveglio vero e proprio. Sì, grazie Amaterasu, ma... Ah, semplicemente, ok, non dobbiamo affrontarlo. Bene, si rinizia il rituale per il risveglio del potere finale. Forza, possessore dello Yokai Watch. È il momento di salire di livello. Fa
Fantastico, mi sento già più forte! Sicuro? Semplicemente così? A chi lo dici? È come se stessi diventando sempre più sicuro di me! Oh, possiamo raggiungere il livello 120, che è il livello massimo di questo gioco. Bene, abbiamo finito. Ora tocca a voi usare questo potere al meglio. Grazie ad esso, inoltre, sarete in grado di risvegliare le forme finali dei mostri. Noi, celebri mostri yokai, possiamo essere risfidati in modalità ultra. Ah, ma quindi sfidarli, non risvegliarli. Per farlo sconfiggi prima la nostra forma super e poi torna a portale. Nella modalità ultra siamo ancora più potenti, beh, lo immaginavo. Ma potresti ottenere oggetti molto rari, beh, garantito. Potresti è garantito. Non garantire 100%. Ragazzi, una sorpresa per voi. Rovinella, da dove sbuchi? Volevo informarvi che anche all'arena yokai ci sono delle novità. All'arena Oni invece d'ora in poi troverete le sfide slot. Sorpresa. Oh, le sfide slot, interessante. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Bene, per questo video è tutto. Nel prossimo affronterò la sfida della slot Kai. Credo che serva a vincere qualche moneta yokai, ma lo vedremo poi. E che altro dire? Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.